Tutto girava, tutto saltava, è saltata la luce, è saltata il gas, l'acqua che usciva, di tutto. Se chiudo gli occhi mi sembra ancora di vederlo. Sono passati 3 anni da quella notte di maggio 2012 che ha cambiato l'Emilia. A Sant'Agostino, in provincia di Ferrara, il terremoto è ancora nei ricordi di tutti i residenti. Da allora sono passati 1177 giorni. Non vediamo l'ora che venga, cioè, che sia la fine, che torniamo finalmente a casa, perché comincia ad essere 3 anni e mezzo e è dura. Milioni di euro di danni, case distrutte, campanili crollati, edifici pubblici collassati, la vita di migliaia di persone stravolta in pochi secondi. Questo è tutto fango che arrivava fino a qui, però al momento usciva dal davanzale delle finestre. I giorni dopo sono stati un po' garage, roulotte, casa da parenti, in affitto in altro paese, quello che si poteva. Da Sant'Agostino a Mirabello, pochi chilometri, ma la situazione non cambia. Anche qui i danni del sisma sono ancora molto evidenti. Questo è il retro della chiesa di Mirabello. Come vedete, grazie a queste impalcature di acciaio è tenuta in sicurezza, ma la parte posteriore è completamente mancante. Dovrà essere abbattuta per poi essere ricostruita totalmente da zero. Qui in Emilia continua la ricostruzione, ma oggi arriva un'altra tegola sulle amministrazioni che lottano contro i postumi del terremoto, i profughi. Dovrebbero arrivare centinaia di immigrati, ma sindaci e cittadini non ci stanno. È giusto comunque dare supporto prima alle persone che abitano qui da tanti anni, quindi nel senso prima aiutare le persone terremotate. In Italia succede, cioè siamo tutti bravi a fare del bene agli altri, ma noi stessi no.